Buongiorno, giudice. Commissario, buongiorno. Ha visto un delitto di mafia in mezzo alle montagne, come ai vecchi tempi? Un delitto di mafia? Perché? È un colpo alla tempia, sembra un'esecuzione. Ma vedremo. I racconti scritti da Andrea Camilleri sulle inchieste del commissario Montalbano sono diventati un grande successo nella trasposizione cinematografica proposta dalla Rai, caso raro nel panorama della fiction italiana. Gli episodi della saga di Montalbano sono stati acquistati da emittenti di mezzo mondo. In questi casi è naturale che il pubblico gradisca rivedere queste avventure. La seconda visione è quella che ci permette un'attenzione più accurata ai particolari. La scrittura di Andrea Camilleri ha delineato in modo talmente accattivanti i vari personaggi, poi efficacemente riportati nella trasposizione televisiva, che è sfuggito un piccolo particolare di quest'ultima. A Vigata, cittadina di Montalbano, c'è stata una strage. Metà della popolazione è scappata e l'altra metà si nasconde con cura per paura di polizie e malviventi. Non solo, si nascondono anche auto e camion che fanno diventare l'ipotetica cittadina siciliana il paradiso dei pedoni. E già, perché ogni volta che viene girato un esterno non ci sono auto e persone. Vediamo un po'. Visto che il destino ci ha fatto rincontrare, te lo fai offrire un caffè? Sì, però io avrei da fare. Nemmeno il tempo di prendere un caffè con un vecchio amico. Il cavaliere, due caffè, grazie. Grazie. Mimì, mi puoi spiegare che è successo? Perché sono giorni che al commissariato non ti si vede. Lo so, Salvo, però... Tu te lo ricordi Pasqualino lo storto al posteggiatore? È uno dei miei informatori. Come no? Un informatore non ti ha mai dato una dritta, sì. Sul legame tra l'ammazzatina del cavallo e le corse clandestine. Perché tu no? Ma non lo so. Qui sembra che ogni volta che facciamo una supposizione finisce che sbagliamo. Lei pensò che il cavallo della forestiera era stato rapito per fare uno sgarro allo duca. Però ora mi sta dicendo che pure allo duca hanno rapito un cavallo. E allora? E allora che bisogno c'era di rapire il cavallo della forestiera? Che giova!
a tratti impressionante questo deserto siciliano. Forse, per eccesso di zelo, il regista ha voluto romanzare eccessivamente la vita della terra siciliana. Ed intanto Montalbano scorazza felice.